Benvenuti a Sussurla, social, moderazione estremista, l'etica social e lo spirito nativo digitale. Con noi l'avvocato Massimo Lualdi, area affari legali e consult media, Nicolò Fraschini, social media manager, David M., cantautore pop. Benvenuti. Grazie. Siamo appena entrati nella vostra casa ed effettivamente dimmi in che casa abiti, quelle sono le regole. Così è praticamente anche nei social. La puntata di oggi nasce dal bisogno di molti follower che hanno lamentato quanto la censura li abbia limitati nella libertà di espressione. Gli algoritmi dei social possono non collimare a livello nazionale. Io chiedo all'avvocato per cortesia di delineare più o meno quali sono i parametri da considerare per vedere cosa è estremista e cosa deve essere moderato. Buongiorno, grazie intanto per questa opportunità e ringrazio anche tutti gli utenti che ci stanno seguendo. Allora, la domanda sembra semplice, in realtà presuppone una risposta molto complicata perché noi non conosciamo le regole degli algoritmi, per esempio di Google. Pensiamo a YouTube, in questo momento al centro dell'attenzione ci sono i filtri, le censure, come vengono definiti da alcuni, attuate da YouTube nei confronti di alcuni argomenti, per esempio relativi al Covid. Ci sono stati casi abbastanza eclatanti di canali importanti, magari con mezzo milione di utenti, bloccati perché l'algoritmo di YouTube, e quindi di Google, aveva rilevato una violazione di norme relative alla comunicazione. Quali fossero queste violazioni è difficile comprenderlo, anche perché il tribunale di Google è un tribunale senza appello e senza contraddittorio. Intanto il funzionamento prevede che il sistema accerti una violazione, blocchi il contenuto e dia la possibilità all'utente di effettuare un reclamo, una specie di istanza di riesame, per dirlo in termini giuridici. Dopodiché sempre il sistema, quindi l'algoritmo, si presuppone senza intervento umano, effettua questa verifica. Nella stragrande parte dei casi conferma la decisione di primo grado, sempre per dirla in termini giuridici, e blocca il canale. Superamento di una certa reiterazione di violazioni, mi sembra che siano tre se non sono cambiate le regole, il canale viene completamente cancellato, viene non bloccato, all'inizio c'è una sospensione in qualche giorno e poi viene cancellato. Quindi immaginiamo cosa significa per qualcuno che ha costruito la sua attività su un canale YouTube, vedersi cancellato completamente tutto quello che è andato a costruire nell'arco magari di molti anni, prendiamo il caso recente dei canali di BioBlu, un sito di informazione indipendente, secondo qualcun altro di controinformazione, che è stato, aveva un seguito elevatissimo, è stato nell'arco di 15 giorni distrutto, azzerato. Che difese ci sono nei confronti di questa situazione? È difficile dirlo perché stiamo provando senza adesso. Senza recupero dati? Allora, Google i dati ovviamente ce li ha, cioè YouTube i dati li ha, l'utente no. E quindi nel momento in cui il canale è cancellato non è più accessibile, in sostanza. Nell'archivio di Google presumo che tutto rimanga, anzi sono quasi certo che ci sia, però la possibilità di accedere è in vita e quindi di fatto è come se fosse stato cancellato. Dicevo che in questo momento vedremo che cosa succede, c'è stato già qualche precedente, ma il caso BioBlu è già arrivato nei tribunali, esattamente nel tribunale di Milano, avanti al quale è stato presentato un ricorso d'urgenza. Vediamo che cosa deciderà il giudice, anche se presumo che poi qualsiasi decisione venga presa dal tribunale sarà un po' complicato porla in esecuzione per tutta una serie di questioni relative anche alla sede di Google, che ovviamente non è in Italia. Immagino che per risolvere definitivamente questa questione serva una normativa di tipo sovranazionale e quindi un po' come per certe norme di caratura internazionale, una concertazione da parte di tutti gli stati o delle unioni, come per esempio l'Unione Europea, che dettino delle regole definite, come sta succedendo per esempio con il copyright, per gestire questo tipo di problematiche che sta diventando sempre più importante.
domanda Quindi. nasce, la domanda nasce spontanea perché quando si studia per diventare giornalisti ovviamente si studiano carte deontologiche che riguardano tanto la carta di Treviso, quindi con la tutela dei minori, quanto la carta di Roma per i migranti, quanto la carta di Milano per carcere e le pene, eccetera. E ho visto che effettivamente tra gli appendici normativi delle linee guida della community qualcosa riesce a essere in copertura rispetto a queste carte. Ad esempio, quella che viene ad oggi esclusa secondo le informazioni che io ho, e quindi ammetto l'eventuale errore e chiedo scusa, è la carta di Milano circa il carcere e la pena. Come nozioni dove non c'è copertura e tabù a tal riguardo. La specifica nasce nel fatto che allora devono esistere delle gerarchie in cui effettivamente delle regole che sono social e quindi nate da privati siano come potere superiore a quelle governative o a quelle del singolo Stato. Quindi il privato riesce attraverso il proprio social a essere il dittatore, questo è quanto. Allora, diciamo che è proprio questo il punto, è il rapporto giuridico che intercorre tra le parti. Google è una società privata. Io, tu, gli altri siamo tutti privati che interagiamo con Google. Quindi quello, il contratto, che poi sia un contratto, come dire, codificato a livello cartaceo o anche, come dire, attraverso un comportamento concludente che avviene, sui social. Cioè che io mi comporto adattandomi alle loro regole, fermo restando che nel momento in cui io accedo a YouTube, attraverso una serie di spunte, accetto le loro condizioni. Però, al di là di questo aspetto, il concetto è che si tratta di una convenzione. Io faccio sempre un esempio. È come quando noi guardiamo in televisione forum immaginiamo che quella persona che sta decidendo sia un giudice. Ovviamente non è un giudice la persona che decide il caso in televisione nella trasmissione forum. Si tratta di un arbitro dal punto di vista giuridico, cioè le parti prima di iniziare la trasmissione sottoscrivono un accordo in base alla quale prendono per buono e si impegnano ad accettare la decisione che questo arbitro assumerà. È una convenzione. Di fatto viene percepita e a tutti gli effetti è tale come una decisione di un giudice, ma un giudice non è. Quindi, per dire, non dobbiamo immaginare di istituzionalizzare i social, perché questo sarebbe impossibile. Non possiamo pensare di far diventare una piattaforma pubblica YouTube, pubblica nel senso, come dire, non di un privato. Dobbiamo creare a livello normativo delle regole per cui i contratti che vengono stipulati attraverso le spunte dai social abbiano determinate garanzie che sono di tipo pubblicistico, cioè che rispettino le norme basilari. Il primo è l'articolo 21 della Costituzione nel nostro ordinamento. Va detto che in realtà non è difficile dal punto giuridico fare una cosa di questo tipo, perché per definizione un contratto tra due parti non può comunque violare delle norme di legge. Quindi si dà per certo che debba essere rispettoso, per esempio, dell'articolo 21 della Costituzione, che è una norma, come dire, molto importante nel nostro ordinamento. Si tratta semplicemente di recepire questo concetto giuridico a livello internazionale e uniformarlo. Esiste la potenzialità che i social siano con una linea guida politica. Ed effettivamente sembra, secondo l'articolo, che ci siano dei diritti più tutelati, soprattutto se siano di un orientamento piuttosto che un altro. Parliamo di OTT, cioè di piattaforme che OTT significa over the top, che ha due significati. Quando noi ci riferiamo a Google, a Facebook e a altre piattaforme di Netflix di questo tipo, le definiamo OTT, over the top. Cosa significa over the top? Una parte over the top significa una piattaforma non intermediata, cioè che praticamente non ha bisogno di un vettore. Faccio un esempio. Se io realizzo una trasmissione televisiva,
Questa trasmissione deve essere trasmessa da un vettore, che in questo caso è una rete dei trasmettitori televisivi di proprietà di un player, la Rai, Mediaset, la 7 e così via. E quindi è intermediata, cioè la mia trasmissione, che sia mia, che sia prodotta da un altro, è comunque veicolata da una piattaforma di un terzo soggetto. Che poi ci sia una coincidenza è un altro discorso, coincidenza di titolarità. In realtà con il web questa intermediazione non c'è, perché il web non è di nessuno. È come dire, è un qualcosa di evanescente, è un po' come il concetto di etere. Quindi, over the top significa che sono sopra, sotto di loro c'è tutto e sopra di loro non c'è niente, cioè non ci sono intermediazioni. Però over the top ha anche un altro significato, comunque nel tempo ha assunto anche un altro significato. Significa, è intesa, soprattutto in termini giornalistici, come giganti, cioè over the top è inteso come piattaforme che hanno assunto ormai una dimensione tale da renderle difficilmente gestibili in termini di potere, perché si sono, per tutta una questione di natura economica, politica, di impatto socioculturale, tale che non è più possibile controllarle. Quindi è difficile a questo punto capire a quali logiche soggiacciono queste a livello politico, soggiacciono queste piattaforme, perché è più facile che sia il contrario, cioè che sia la politica che si adegua alle loro regole piuttosto che loro che vengano influenzati da regole politiche. Pensiamo ad Amazon piuttosto che ad altri OTT che ormai hanno un volume d'affari che è pari al PIL. Di qualche stato. Quindi di cosa parliamo? Di fatto hanno raggiunto quella che in termini giuridici viene definita una sovranità. Chiedo per cortesia a Fraschini la possibilità di comprendere se, in base alla propria esperienza personale e professionale, lui abbia percepito la censura come uno stato di amoralità e cosa abbia significato rispettare le norme social, nelle proprie decisioni politiche e come effettivamente sia stato poi superato qualsiasi tipo di blocco eventuale. Grazie. Allora, le vicende di cui sono stato protagonista nei mesi scorsi, secondo me, sono state interessanti da questo punto di vista proprio perché hanno dimostrato quanto alle volte i social applicano delle censure che sono in realtà, secondo me, molto distanti da quelle che sono le regole del comune sentire della nostra società. E il vero paradosso è che io avevo fatto due post che purtroppo erano stati considerati fortemente sopra le righe. Uno a inizio pandemia che riguardava le misure che alcuni sindaci del centro-sud avevano preso contro i cittadini del nord in arrivo nei loro territori, e poi uno in novembre in cui probabilmente anche lì davvero sopra le righe avevano appuntato eccessive le misure di lockdown. Adesso ve le sto fortemente semplificando. Grazie. I social in questo caso, Facebook, parliamo di Facebook, chiaramente che sappiamo essere poi il social network più importante, essendo al centro di una corporation di grandi dimensioni, Facebook di per sé non censurò nessuno dei due post, poiché facendo io, meno male, di mestiere social media manager, sapevo quali erano le espressioni che si potevano utilizzare e quali invece i termini che l'algoritmo di solito individua come irregolari. Quindi per chi lo fa di professione aggirare le censure di Facebook non è poi così difficile. La verità però è che usciti dalla bolla social, quelle opinioni espresse sono state invece fortemente sanzionate. In particolare, io lavoravo all'epoca per il Consiglio regionale della Lombardia, ecco, il consiglio per cui lavoravo ha provveduto a denunciarmi all'autorità giudiziaria, che secondo me è stata una scelta ridicola, onestamente, ma io ho dovuto per alcuni mesi aspettare che un giudice per le indagini preliminari mi liberasse da questo tipo di accuse, cosa che per fortuna è arrivata con l'archiviazione, ma Facebook mi ha assolto, sostanzialmente, anzi, non ha nemmeno aperto un procedimento nei miei confronti, mentre l'ente per cui lavoravo ha ritenuto di aprirlo e come.
l'altro, sono stato di fatto costretto di mettermi dall'incarico che rivestivo nel Comune di Pavia, che era presidente della Commissione Bilancio, e anche lì di nuovo Facebook mi ha assolto, la realtà non mi ha assolto. Quindi, secondo me, queste vicende fanno capire che spessissimo, i social della realtà hanno momenti di giudizio che sono completamente sballati. Io però penso che ci sia in realtà un nesso tra questi due mondi, che è l'origine della censura che viene applicata dai social network. Chiaro che io ho un discorso che sconfina inevitabilmente sulla politica, ma non può che essere così, perché il tema qui riguarda la libertà d'espressione, che secondo me è un tema assolutamente e centralmente politico. Ecco, il nesso tra realtà e social network deriva dal fatto che tutti i social network, sostanzialmente, tranne rarissime, ad oggi marginali eccezioni, sono americani, sono impregnati di cultura anglosassone, e crediamo che io non ho assolutamente nessun tipo di pregiudizio contro gli Stati Uniti o contro la cultura anglosassone, anzi, però bisogna riconoscere che nell'ultimo decennio e negli ultimi 2 anni in particolare, il mondo anglosassone e quello americano in particolare sono stati investiti dal fenomeno del cosiddetto politicamente corretto, ovvero una serie di principi volti, cioè avete anche magari degli obiettivi positivi come quello della tutela delle minoranze, che poi però hanno finito per sconfinare in un'autentica censura e repressione di chiunque avesse delle opinioni distinte da quella che è la sinistra libera americana, sottolineo americana perché la sinistra europea già questo approccio così orientato alle minoranze lo vive molto di meno, tranne in un paese, guarda caso l'Inghilterra. Quindi torniamo sempre al nesso della cultura anglosassone. Allora, Intanto. confermo questa in appendice, confermo solo una cosa, che tra le linee guida della community di YouTube, prendiamo questo in esempio, circa la tutela della sicurezza, alla voce spam e pratiche ingannevoli e soprattutto alla sottolinea spam, pratiche ingannevoli e frodi, che comunque a livello di percentuale corrisponde solamente al 15% dei casi. Per quanto riguarda il peso politico, questo tipo di introduzione è stata fatta con l'integrazione per le elezioni presidenziali dal 9 dicembre del 2020 e ad misura. La questione del dubbio che nasce, ed effettivamente lo posso dire anche in prima persona, mi è capitato di avere dei blocchi io stessa in delle informazioni, in delle nozioni, dove nel dubbio io penso che siano state introdotte nell'arco del tempo di questi anni delle nuove regolamentazioni. Quindi, al di là dei bias, io inizio a dubitare e chiedermi se effettivamente le nuove regole che vengono introdotte da ogni singolo social possano segnalare come contenuto in maniera retrograda, quindi con le nuove leggi, quello che è stato già condiviso e pubblicato. Non lo so. Questa è una questione assolutamente centrale, perché uno spesso si vede anche colpire dei post pubblicati in passato con blocchi con le regole presenti. Cioè, quello che è stato detto purtroppo è molto molto vero. Secondo me, però, la vera questione è come provare a correggere queste oggettive storture. Ecco, io penso che l'avvocato Lualdi abbia sostanzialmente centrato il punto. Qui si tratta di attori, quelli di attori che giocano su una dimensione ormai globale, mondiale. Occorrerebbe che gli stati coinvolti, quindi chiaramente gli Stati Uniti, ma io penso anche ormai anche i paesi europei, almeno quelli democratici, ecco, siccome poi il nesso chiaramente è quello, sarebbe il caso che elaborassero una normativa sovranazionale che, come dire, faccia sì che queste piattaforme rimangano ovviamente private, nessuno può pensare di nazionalizzare Facebook, ma che le regole di queste piattaforme si uniformino al diritto pubblico. E ricordiamoci che in realtà il diritto pubblico nei vari paesi sull'aspetto della libertà d'espressione, della condivisione delle cosiddette notizie false, non è poi così distante. Per cui in realtà, secondo me, se ci fosse una negoziazione internazionale tra Stati Uniti e Unione Europea su questo aspetto, io credo che si potrebbe arrivare a un risultato soddisfacente. Il problema è che mi sembra che siamo molto lontani da questa soluzione. Di fatto, gli Stati Uniti, oggi come oggi, non hanno questo tipo di interesse, perché l'attuale governo statunitense è politicamente allineato a queste corporations. L'Europa, da questo punto di vista, ha dimostrato più volte di non parlare un linguaggio unitario, poiché
questo tema ricade ancora più che altro sotto la competenza degli stati nazionali, non sotto quella dell'Unione. Per cui la purtroppo quella che è la situazione odierna non sembra andare nella direzione di una soluzione. La questione che oggi mi sembra che stiamo andando verso un mantenimento, se non addirittura un rafforzamento di queste logiche di censura, che però costituiscono un problema abbastanza rilevante e potrebbero dar luogo alla nascita di nuovi social network privi di censura apparente, ma che provengono da paesi non esattamente democratici come Russia e Cina. Quindi io penso che la questione della censura sui social network occidentali possa in realtà aprire delle porte a paesi, ripeto, che di democrazia non sanno assolutamente nulla, non concepiscono la libertà di espressione come la concepiamo noi e potrebbero utilizzare nuovi social network per far passare veramente messaggi molto, molto negativi. Io penso soprattutto alla Russia, anche lì, ripeto, non ho nessun pregiudizio contro la Russia, ma sappiamo qual è l'utilizzo che gli hacker russi hanno fatto più volte di informazioni false. A Nel livello momento in cui storico più recente, sono andata a approfondire il caso cinese, cioè effettivamente c'è una gestione autarchica controllata e nello specifico facciamo contestualizzazione nel momento in cui il Dipartimento di Propaganda di Wuhan ha fronteggiato una grande resistenza quando c'è stata l'origine dell'informazione circa il coronavirus, effettivamente. Quindi c'è stato questo Great Wall cinese che è stato un filtro governativo, ripeto, non social, esatto. nella rete. Quindi effettivamente in quel caso lo stato delle regole governative è stato superiore poi all'ambito internazionale di cui parlavamo, cioè del ben pensare o del bene originale. Quindi questo sembra quasi che forse se esistevano a livello filosofico una volta le verità relative, ora le verità sono sempre assolute in base al luogo in cui tu ti trovi. Non sembra. Io relativamente al discorso cinese, penso che sia l'esempio di come funzioni bene questa gestione della censura, comunque gestione informativa, perché è impossibile, diciamocelo francamente, è impossibile che in Cina non ci sia più il Covid, solo per il numero degli abitanti, eppure sembra che non ci sia più. Cioè, provate ad andare su internet a cercare i dati del Covid cinese. Ormai è difficilissimo avere informazioni. Quindi, questo dimostra che in realtà è facilissimo gestire la censura, comunque controllare l'informazione. Quando si dice è impossibile che i cinesi possano nascondere, diciamo, il reale stato di fatto dell'epidemia, del numero di contagiati. Invece provate ad andare a guardare. Ma pensate anche all'India. In questi giorni è scoppiato il finimondo nel giro di una settimana, cioè fino a 2 settimane fa non c'era nulla, è arrivato tutto di colpo. In realtà, come dire, ci sono dei filtri di comunicazione, dei filtri informativi che evidentemente funzionano molto bene, molto meglio di quanto pensavamo potesse funzionare su internet. Noi siamo sempre nell'alveo del diritto convenzionale, cioè di una pattuizione tra le parti. Quindi certamente loro possono imporre una retroattività alle nuove regole del loro algoritmo e quindi fare in modo che anche contenuti che 2 anni fa erano considerati regolari, oggi non siano più visibili perché sono diventati contrari alle regole dell'algoritmo. Esistono dei bias di errore realizzate effettivamente dalle testimonianze che poi sono state raccolte. Norme relative a nudità e contenuti di natura sessuale. All'interno di questa regolamentazione, cosa significano queste norme fondamentalmente? Se vengono pubblicate contenuti di tipo di rappresentazione, ovviamente, di genitali, seni o glutei coperti o scoperti a scopo di gratificazione sessuale, ovviamente c'è anche la pornografia o raffigurazione di atti sessuali, genitali o feticci a scopo di gratificazione sessuale su qualsiasi supporto, video, testo, audio, immagini, ovviamente si va a incorrere quella che avviene appunto la limitazione o comunque da parte di YouTube, l'intervento di YouTube. A maggior ragione ci sono addirittura, ci sono degli esempi che vanno proprio a specificare questa cosa.
per esempio dicono clip estratti da film, programmi o altri contenuti non pornografici allo scopo di isolare i contenuti di natura sessuale, reali o artistici. Quindi in questo caso parliamo addirittura di una tipologia di veicolo comunque di controllo anche per quanto riguarda il campo artistico. Il profilo informativo professionale, ad esempio un sessuologo che fa informazione, non esatto. Ci sia da incorrere in tabù, ma nell'atto pratico i casi di bias e di blocchi in questo tipo di produzione esistono realmente. Esatto, esatto. Quindi anche i bias livello... sono notevoli. Bisogna vedere intanto, ripeto, siamo all'alba di una nuova era, perché dobbiamo verificare quanta, come dicevo prima nel caso che sto seguendo di BioBlue, quanta tutela si riesca a ottenere nei tribunali fisici, cioè i tribunali giuridici, non i tribunali telematici, i tribunali dell'algoritmo. Io sono un po' pessimista, ma non in termini di soddisfazione da parte di ascolto, diciamo, da parte di un giudice che possa accogliere queste istanze, ma sulla poi esecuzione di eventuali provvedimenti che diventerebbero estremamente complicati. Io ritengo ancora che la soluzione debba passare da una legislazione sovranazionale. Senza di quella sarà tutto più complicato. Bisogna operare, diciamo, con delle alchimie, con degli strumenti alternativi per conseguire il risultato, che normalmente è quello di porre il contenuto che non passerebbe, cioè, su un proprio sito, e quindi invitare gli utenti dai social a andare a visitare il sito dove questo contenuto è disponibile. Ovviamente utilizzando tutta una serie di tecniche di comunicazione per far sì che non si venga bannati dal social nel momento in cui si invita l'utente ad andare a visitare il sito per trovare questo contenuto che altrimenti non sarebbe visibile sui social, senza irritare il social stesso. Voi noterete negli ultimi tempi che se linkate all'interno di Facebook un vostro articolo su un vostro sito, accadono due cose. Uno è che questo articolo, salvo che non sia a pagamento, non sia posto, diciamo, non sia un posto a pagamento di Facebook, avrà una bassa visualizzazione, nel senso che Facebook farà in modo che non venga visualizzato moltissimo. Se voi pubblicate solo una foto, noterete attraverso i like, i feedback degli utenti, che viene visto molto di più rispetto a un articolo che contiene un link. E qui il social media manager potrà, spero, confermare questa cosa. Il secondo fatto che sta accadendo sempre più frequentemente, o perlomeno io me ne sono accorto recentemente, è che quando si clicca su un link, un articolo per esempio postato su Facebook, arriva da un po' di tempo a questa parte un invito, un avvertimento da parte di Facebook che ti dice: sei sicuro di voler uscire da Facebook per andare a vedere questo link? Cioè è una cosa un po' inquietante, perché quando io la vedo tutte le volte ho l'impressione che sia un po' quell'avvertimento che ti viene dato quando stai visitando un sito che contiene, diciamo, del phishing o comunque un sito cosiddetto sospetto, e quindi il tuo antivirus, il tuo sistema di protezione ti avverte dicendo: stai attento che questo sito potrebbe raccogliere i tuoi dati. Ecco l'avvertimento che Facebook manda quando uno tenta di andare a cliccare sopra un post con un link, dà questa sensazione, ed è non è molto bello, perché immagino che determini un po' di reticenza, un po' di difficoltà da parte dell'utente ad accettare di andare a vedere questo sito. Sussurra volge al termine, al di là della libertà di espressione, in qualsiasi modo, moderata o estremista essa sia stata, benissimo, sentitevi liberi di pensare e criticare. Buona giornata, a presto, Valentina Di Puma.
Sì, Valentina. Sono Michele Spaccarotella. Sono Francesca Romana Tiberi. Marco Piraccini. Briganti. Francesca Catania. Psicologo e psicoterapeuta di Roma. Sono una psicosessuologa e fotografo. Produttore musicale. Receptionist. E ti do carta bianca. La novità è che da alcuni mesi, purtroppo, le piattaforme più famose come Facebook o Instagram stanno ponendo tutta una serie di ban o addirittura blocco delle sponsorizzazioni in ambito sessuologico. Io stesso sono stato vittima di questo tipo di situazione spiacevole perché recentemente ho pubblicato il libro Il piacere digitale, Sex and the Social, che parla proprio di come gli smartphone, le app, i social network abbiano modificato le relazioni e la sessualità. Purtroppo non mi è possibile parlarne e sponsorizzarlo perché le piattaforme utilizzano questo tipo di blocco, purtroppo. La novità è che, nonostante ci troviamo nel 2021, da febbraio io, pur essendo iscritta su TikTok ed avendo oltre 300.000 follower, vengo bannata e bloccata ogni due giorni. Nonostante i miei video vengano poi riabilitati perché presento ricorso, vengo lo stesso punita, quindi non riesco più a fare divulgazione in maniera sana, in maniera informata, in maniera consapevole. Purtroppo, anziché fare passi avanti nell'educazione sessuale e all'affettività, stiamo facendo enormi passi indietro e forse la discriminazione rispetto all'informazione fatta dalle donne, anche per le donne, sta facendo ancora più passi indietro di quanto non si immaginasse. Anch'io sono stato censurato più e più volte sui social, sia per delle idee che ho deciso di condividere o semplicemente delle mie considerazioni in merito a scelte artistiche che valutavo di dubbio gusto in merito ad alcuni artisti, sia in merito a delle fotografie che ho pubblicato che non erano scatti miei, ma fotografie che mi vedevano come protagonista appunto dello scatto. In queste fotografie mostravo della nudità, quel poco di nudità che posso ancora permettermi di far vedere perché per il resto non è un grande spettacolo, ma forse il perbenismo altrui si è sentito urtato dalla gestione della mia libertà e quindi ho dovuto rimuoverle. E la novità è che anche io sono stato censurato dai social per aver citato la battuta di Christian De Sica nella commedia Fratelli d'Italia, in cui lui si riferiva a un architetto dicendo «anche a me gli omosessuali mi fanno ammazzate e risate». Ovviamente non utilizzava omosessuali, ma utilizzava un epiteto più forte. E per aver citato questa parola mi hanno bloccato dai social per due giorni, dal social Facebook. Ora io capisco questo tipo di censura, capisco monitorare questo tipo di epiteti, però mi sembra un po' eccessivo, diciamo così, censurare solamente per aver citato la battuta di un film, tra l'altro anche abbastanza vecchio. Il mio post è stato bloccato per qualche giorno su Facebook e la mia colpa qual è stata? È stata quella di aver postato appunto una foto di un corpo di donna nudo. In realtà non era un corpo intero, era una schiena. L'immagine prendeva il capo, la nuca, da dietro, la schiena, fondo schiena, che era tutto tatuato. C'era un bellissimo disegno in stile giapponese e questa è stata la mia colpa, aver messo un'immagine artistica, quindi assolutamente non volgare, su un social quale Facebook. Vedo tanta ipocrisia. Ciao, sono Gianluca Roncato, comico bolognese, e ti do carta bianca. La notizia di oggi è questa, che io non sono mai stato bloccato o censurato nei social. Quindi sarò una mosca bianca, però in tanti anni non sono mai stato bloccato, segnalato nei social, in quello che io scrivo.